30 e il 31 maggio, presso il Centro Lingottofiere di Torino, il Comitato Eventi Idee, costituito da diverse associazioni di categoria come API di Imprenditorialità Donna, CDO Piemonte e API Torino, ha promosso con successo due interessanti iniziative, B2B, Creare Mercato e Costruendo Smart. Allora, la nostra azienda si occupa di innovazione e costruzione di macchine di saldatura a resistenza, diciamo le classiche presse di saldatura, con una particolare attenzione sulla scarica capacitiva, quindi è una delle nostre attività. Il nostro è un settore di nicchia dove vendiamo praticamente innovazione, più che un prodotto vendiamo innovazione. Abbiamo fatto tutte le edizioni di B2B e l'anno scorso abbiamo incontrato praticamente poi il presidente dell'API, che conoscevamo tranquillamente, ma lui non sapeva cosa facevamo noi e noi non sapevamo cosa faceva lui. Dopo questo incontro abbiamo venduto una macchina importante che serve a saldare in un modo innovativo una ghiera sulla coppa dell'olio per le vetture Iveco. Va bene. Oltre a questo è stato, diciamo, il più grosso incontro che abbiamo fatto, no? Quello che ci ha dato risultati notevoli. Poi ce ne sono tanti altri che si aggregano, magari con non di questa importanza, ma comunque di un'importanza rilevante. Allora, noi siamo stati interpellati da una ditta, la Denso, un grosso gruppo, per fare sperimentazione su macchine di saldatura a scarica capacitiva per la saldatura di ventole su un alternatore completo, già finito, quindi con avvolgimento, con collettore. Un lavoro molto complesso. E noi abbiamo realizzato in un primo tempo un'attrezzatura per saldare con macchinari a nostra disposizione, no? Poi a questo punto la Denso ha voluto un'evoluzione di questa macchina e noi abbiamo realizzato una macchina chiamata praticamente a media frequenza, che ha la capacità di saldare con una corrente di 100.000 ampere per 100 millisecondi, che assorbe solo 6 kW dalla linea, praticamente come una piccola saldatura d'arco. Quindi questa è un'innovazione veramente che ci vantiamo di fare. Abbiamo consegnato la prima macchina e durante la messa in funzione di questa macchina è sceso il signore degli acquisti, il responsabile degli acquisti, e mi fa: Maggi, facciamo un copia e incolla. E io non capivo cosa voleva dire. Il copia e incolla era praticamente, voleva una macchina identica a quella che avevamo appena consegnato. Parliamo di macchine da 150.000 euro, quindi insomma non proprio una cosa da poco. Thank you.